Radio Radicale, siamo con l'onorevole Karl Zeller della Sudtirol Volkspartei, gruppo delle autonomie, membro della commissione banche, per parlare della relazione conclusiva della commissione. Ecco, le dispiace che non si è arrivati a una conclusione unitaria del lavoro che avete svolto, e pensa, come ha proposto, come penso farà Forza Italia all'inizio della prossima legislatura, che dovrà essere fatto un lavoro supplementare, o finisce qui il lavoro che avete svolto? No, questo deciderà il prossimo Parlamento, se la commissione d'inchiesta deve andare avanti. È un peccato che non siamo riusciti a fare una relazione unitaria almeno sulle proposte legislative per il futuro, dove sembrava fino a ieri che si potesse raggiungere un accordo più ampio. Non conosco i motivi, saranno legati alla campagna elettorale, che chi prima si è dichiarato d'accordo senza una valida argomentazione si è chiamato fuori, ma così è la politica. Però oggi abbiamo dimostrato come maggioranza di poter reggere, abbiamo votato alla larga maggioranza quella relazione. Non è amplissima, però è una maggioranza con la quale abbiamo sempre lavorato in quest'ultima difficile legislatura, dove le maggioranze erano sempre un po' in bilico. Certo, avete individuato delle responsabilità precise, e ci sarà, diciamo, un potenziamento delle competenze sia della Banca d'Italia che della Consob, secondo le vostre indicazioni? Ma questo è un po' l'indirizzo. Quello che è emerso è stato, penso, anche condiviso da tutti, è che il flusso di informazioni tra la Consob e la Banca d'Italia, sicuramente lì c'è molto da fare, anche per evitare che la Banca d'Italia fa un'ispezione e poi la Consob, diciamo, autorizza una banca che già non sta in ottime condizioni, anzi, di emettere delle obbligazioni dove i risparmiatori piccoli, fidandosi, hanno acquistato, rendendo così un danno abbastanza grave alle famiglie, no? Questo non deve mai più succedere. Spero anche che prima, questo è anche una cosa che mi è molto dispiaciuto, nel senso, sono parlamentare da 6 legislature, ma quando sono tutti venuti Monti e altri in Parlamento, hanno sempre detto: quando le banche tedesche o il governo tedesco ha messo tanti miliardi per sanare, il sistema bancario lì, sono sempre venuti a dirci: avete visto quanto spendono gli altri, noi abbiamo 1000 problemi in Italia, ma per fortuna non abbiamo il problema delle banche. Io da parlamentare mi sono sempre fidato di queste affermazioni. Mi sembrava un po' strano che in piena crisi, anche del settore edilizio, che le nostre banche siano così solide, però chiaramente se il ministro, il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia al Parlamento dicono così, non hai motivo di opporti ad una visione così. Però adesso abbiamo visto che non era tutto rose e fiori, e dobbiamo imparare anche questa lezione. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Karl Zeller della Sudtirol Volkspartei.